qualche minuto, vorrei dare la parola per chiesa cortesemente, ma non so chi sei. Allora, salve, sono Lidia Amato, consigliera comunale di Alternativa Libera a Firenze. Io, prima di entrare nel merito di quello che è un contenitore molto importante, del quale sono entrati in possesso il 20 aprile scorso, e la caserma Mameli, volevo fare una piccola premessa, perché qui è stato detto l'importanza del referendum, non referendum, e io invece volevo dire che io, visto che è stato trattato del referendum, sono contenta che il referendum non sia passato, e questa è la necessità di dirlo prima di fare qualsiasi altro intervento, perché è proprio sancita dalla nostra Costituzione che il diritto alla casa è un diritto che esiste, perché Luca Lui diceva appunto non è un diritto, no? Certo, ed è scritto anche sulla Costituzione, il diritto alla casa è un diritto che noi dobbiamo garantire perché è scritto e sancito dalla nostra Costituzione. Così come il diritto eventualmente in caso di attività improduttive, che le amministrazioni possono requisire queste attività improduttive per metterle a disposizione della collettività, anche questo è sancito dalla Costituzione. Così come, concludo questa parte lì, il fatto che appunto la differenza tra proprietà collettiva, che è antecedente in qualsiasi forma di diritto rispetto alla proprietà privata, e come la proprietà collettiva non significa che chi amministra temporaneamente l'amministrazione, lo Stato, qualsiasi forma di istituzione possa detenere il patrimonio collettivo, perché il patrimonio collettivo rimane sempre in possesso del popolo che ne ha la sovranità. Quindi scusate, ma questo mi sentivo proprio di dirlo. Poi volevo raccontarvi cosa sta succedendo a Firenze, perché ho sentito tanti interventi e cerco di fare una posizione molto costruttiva anche nei confronti dell'assessore, comunque voglio fare una posizione possibilmente costruttiva. Così, quando sono venuta a conoscenza che noi ci vendevano comunque la caserma Mameli, che è uno spazio in stazione Santa Maria Novella di 20.000 metri quadri, del quale 4.000 metri quadri viene destinata per ampliare il polo museale, e ci sono altri 16.000 metri quadri. Il sindaco ha deciso di farne inizialmente una villetta per il Museo della Scienza, e poi ha visto che questa non era una funzione possibile, e ha deciso allora di fare un concorso di idee già da settembre scorso per destinarlo al Museo della Scienza Futuristica sulle nuove tecnologie. Io ho fatto una proposta concreta. Noi conosciamo, che viviamo a Firenze, il fatto che tutti i servizi, sia pubblici che sanitari, sono stati decentralizzati. Noi sappiamo a Firenze che le residenze, il centro storico ormai è pieno di strutture che vengono puntualmente svendute e che diventano alberghi di lusso. E le uniche residenze che siamo state capaci di riportare in tutti questi anni sono l'unica esperienza positiva, che è quella che è stata già citata, delle murate. Ma contemporaneamente, in via dei Pepi, e vedo anche qui una persona che vive in questi appartamenti, sono stati venduti degli alloggi in cui erano stati definiti alloggi ERCO. Quindi questo per dirvi cosa? Che è vero, ci possono essere tanti buoni intenti, ma poi nei fatti noi abbiamo questa struttura con 16.000 metri quadri disponibili, in cui dal patto di Firenze arrivano 5 milioni di euro e che viene deciso di fare il Museo della Scienza. Allora ora si dice di riqualificare le periferie. Perché il Museo della Scienza e della Tecnologia non lo facciamo in periferia e riportiamo in centro strutture e servizi pubblici per portare di nuovo in centro servizi concreti che servono ai cittadini? Perché non cerchiamo di rendere ancora vivibile la città riportando le residenze in posti concreti? Cioè, no, all'interno della caserma Mameli avremmo potuto magari fare un piano di recupero di questo spazio. Io ho fatto una proposta, una mozione che mi è stata purtroppo bocciata, che parte dal co-housing, ma anche che teneva in considerazione comunque l'esigenza abitativa, che potesse essere anche quella della logia. Non mi è passata questa mozione, purtroppo ne prendo atto, mi dispiace però che comunque quando entriamo in possesso di beni che potrebbero garantire e andare nella direzione di risolvere il problema abitativo, poi concretamente vengono bocciate delle proposte che vanno in questa direzione. E quindi concludo semplicemente dicendo che mi auguro che si possa, visto che dal concorso di idee da settembre ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi viene continuamente prorogato, ma ad oggi non sappiamo che tipo di risposte. Io ho anche chiesto un percorso partecipato per chiedere ai cittadini attraverso le istituzioni quale potrebbe essere la possibile soluzione che i cittadini di Firenze vorrebbero in quell'area. È stata fatta una maratona d'ascolto il 22 ottobre scorso,
che guardate caso dai cittadini, io non ero neanche presente, escono le stesse proposte che ho fatto io. Così che ho fatto un'interrogazione al Consiglio Comunale chiedendo come si vuole realizzare le proposte che nascono da questa maratona sulla cultura del 22 su questo spazio, e l'assessore di competenza mi ha risposto che la partecipazione l'amministrazione era già previsto con il concorso di idee, in cui si richiede un piano economico e finanziario per poter riutilizzare lo spazio. Io non penso che si possa chiedere un piano economico e finanziario e tecnico ai cittadini per poter dire la propria sulla loro città, e penso che invece, magari, visto che si parla di dati alla mano, no, è sempre più evidente che i servizi essenziali per i cittadini sono decentrati, ed è sempre più evidente che il nostro centro storico ormai è semplicemente pieno di immobili che vengono svenduti ad acquirenti che poi li destinano a fare gli alberghi di lusso. Ecco, io avrei una visione della città diversa, continuerò a fare proposte, mi andava di dirvi che comunque il pieno centro storico a Firenze, e ringrazio perché l'ultimo intervento mi ha veramente emozionato, soprattutto perché anche questo era strettamente correlato al fatto che facendolo in Santa Maria Novella anche lì avremmo già avuto un posto abitativo di residenza pienamente servito anche dai mezzi pubblici. Grazie. Grazie.